Ciao e benvenuti in questo terzo tutorial dedicato alla tecnica dell'arpeggio. Oggi ci concentreremo sulla progressione del Re maggiore, quindi un'altra progressione che dovrete memorizzare. Ok? Vediamo quali sono gli accordi. Abbiamo il Re con il basso di Do diesis, che si prende con il mignolo alla quinta corda, quarto tasto, tenendo sempre premuto il Re maggiore. Si minore con il basso di La, sarebbe sempre il Si minore, togliamo il barré e prendiamo la nota La quinta corda. Ok? Sol maggiore, Sol con il basso di Fa diesis, Mi minore e La settima. Concentriamoci accordo per accordo. Re maggiore, come si comporta la mano destra? Il pollice pizzica il basso di Re e quindi la quarta corda. Indice, medio e anulare, terza, seconda e prima. Così, andata e ritorno. Fermiamoci un attimo. Regola importantissima. Questa regola di arpeggiare la prima nota dell'accordo, della scala dell'accordo, quindi nel caso del Re maggiore, il basso di Re non vale soltanto per gli accordi maggiori, ma per tutti gli accordi di quella nota. Quindi per il Re maggiore, per il Re minore, per il Re settima, per il Re settima maggiore. Ok, per tutti gli accordi di Re la regola sarà sempre quella che il basso sarà appunto la prima nota della scala e quindi il Re. Ok? E questo vale per tutti gli accordi, sia per il Do minore, Do settima maggiore, Do settima, il basso sarà sempre quello di Do e così via. Quindi abbiamo detto il Re con il basso di Do diesis, come si comporta la mano destra? Il pollice pizzica il basso, in questo caso stiamo parlando di Re con basso di Do diesis, non stiamo, quindi è un altro accordo, non è un accordo di Re, è un Re col basso di Do diesis, lo dice la parola stessa, basso di Do diesis, quindi dovete pizzicare il Do diesis che sarebbe la quinta corda, quarto tasto. Quindi basso alla quinta corda, mentre indice, medio e anulare pizzicano terza, seconda e prima. Poi abbiamo il Si minore. Nel Si minore abbiamo il pollice che pizzica la quinta corda, indice, medio e anulare quarta, terza e seconda. Si minore con il basso di La, lo dice la parola stessa, basso di La significa che dobbiamo pizzicare il basso della nota La, che è la quinta corda suonata a vuoto, mentre indice, medio e anulare rimangono fermi come erano prima sul Si minore normale. Quindi indice, medio e anulare, quarta, terza e seconda corda. Subito dopo abbiamo il Sol maggiore, abbiamo già visto nei precedenti tutorial, mano destra, pollice, sesta corda, basso di Sol, indice, medio e anulare, quarta, terza e seconda. Sol col basso di Fa diesis, stessa cosa, sesta corda con il pollice, indice, medio e anulare, quarta, terza e seconda corda. Mi minore,
Anche qui la mano destra si comporta allo stesso modo, pizzica il basso di Mi, che sarebbe la sesta corda suonata a vuoto, mentre indice, medio e anulare pizzicano quarta, terza e seconda. Ultimo accordo di questa progressione è la settima. Mano destra pizzica il basso di La, che è la quinta corda suonata a vuoto, mentre indice, medio e anulare pizzicano quarta, terza e seconda. Ripetiamo. Vediamo gli esercizi con gli esempi che stiamo ripetendo negli altri tutorial e quindi anche in questo. Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare. Scusate, non è la mia tonalità perché in re maggiore la stiamo alzando di volta in volta. Proviamo anche. Quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Oppure Passerotto, non andare via. Nei tuoi occhi il sole muore già. Ok, quindi abbiamo studiato anche questa progressione, questa volta del re maggiore. Mi raccomando, cercate di memorizzare anche questa, perché una volta memorizzati tutti questi accordi e tutti questi giri, capendo la logica di come sono tra di loro gli accordi concatenati, vedrete che poi riuscirete a trovare da soli molte canzoni. E magari anche a crearne delle vostre, dei vostri giri, delle vostre composizioni. E ci vediamo al prossimo tutorial. Faremo il tutorial, ancora sono rimasti da fare il tutorial del Fa maggiore e quello di La maggiore, perché noi ci concentreremo solo su quelli che non cominciano da un barré, ma cominciano da un accordo normale, senza barré, un accordo semplice. Ciao, alla prossima. Come questa canzone, così è la vita, se si calma sta la vera.